e Paolo. Eccoci ragazzi, Simone si sta facendo la doccia, per cui dobbiamo ancora aspettare un po' qua. Il king delle grazie mille Simonone. Ragazzi, vi ricordo punto esclamativo Prime per e cliccare nel link per fare la sub, se posso chiederla a voi che avete già la sub di premerlo, così almeno gli altri potete cliccare nel link per fare la sub se avete Amazon Prime, è gratuita. E Luis, ma c'è Luis? Luis mi ha bussato prima, adesso non c'è più. Ok, senti il Paolone, perché magari avremmo cambiato stanza. Senti il Paolone, ma scusami Simo, quanto tempo fa ti ha dato la stanza? Il king delle alle 9. Grazie Casmarco, grazie mille. Alle 9, minchia, allora non ora. Io non facevo così. Il king delle droghe. Grazie, mette Stella. Poi esco io, entra Paolo. Ok. No, rimani te. Luis? Chi è Paolo? Ciao. Ciao gattone. Che hai fatto? Sembra che sei uscito da un... Il king delle droghe. Grazie Fabrizio. That's life. Mm. Piacere, baby gay. Ciao gattone. So che mi vai come segretaria. Sì, ho sentito che ti stai candidando, quindi io sto cercando. Sei guai. Io so usare Paint per tutti quei programmi là. Infatti è uno dei... Excel? Sì. Muovi le chiappe, elefantuna. Sei già nella chat. Ciao Luis, benvenuto. Ciao. Come stai? Bene, stavo disegnando. Ah, sei un artista? Sì, oh, mi fai entrare il mi maestro, fai un quadro mi di fai entrare il maestro, o mi fai se sai disegnare, se sei così bravo. Sapevi, sai dove è nata BBK? A Singapore? Bravo. A Giacarta? Non lo so, quelle zone là. No. Sì? Non lo cercare su Google, non barare, gattone. Ti vedo con quelle braccine che muovi sulla tastiera. È nata... Lo so pure io se cerco su Google. È nata in Thailandia, ma non mi ricordo se a Giacarta, però credo sia a Giacarta. Dove si è formata? Non ti ho sentito. Dove si è formata? A Londra. Ma no, nella pancia di una donna, come tutti. No, no, no. Ha una storia incredibile, baby Kay. Lo so, per questo è interessante. Voi tutti la dovreste ascoltare. Dobbiamo passare all'account pro, Rod Ciri. Allora, sei contenta, baby Kay, che ti abbiamo portato una persona... Però devo dare ragione a baby Kay, dei capelli un meglio po' da, di Paolo, da scienziato pazzo. Volte, grazie. I miei capelli? Sono ma un po'... Sì, sembra che sia uscito tipo dallo sgabuzzino, che prima stavi al buio. Non so che hai fatto. Sì. Stiamo... Non ce l'hai un... Sto se vuoi ti posso proprio sistemare un esperto io, di posso paint fare segretaria, cameriera, grazie Fabio. Chi è Fabio? Il king delle droghe. Fabio Rovazzi. Grazie Mason. Chi è? Per quanto riguarda il mio look sono abbastanza indipendente. Non credo. C'è sempre tempo per migliorare. Anche, anche Fabio vuole essere... sta cercando una segretaria, sbagliato. Chi è Fabio? Chi è Fabio? Fabio Rovazzi. Grande Fabio. Cioè, ma... dipende chi io vado. Cosa volete scusa? Fare tipo, come si dice, una caccia? Mi volete conquistare, lui e Luis? Ma la caccia alla segretaria? Dove la porta? Sì. La professionalità va pagata ed è di grande rilevanza. Lo so Paolo, grazie. No, apprezzo che finalmente mi fai un complimento. Il king delle droghe. Hai cercato di litigare, lo apprezzo molto. Grazie Hank, Matthew. Hank ti fa le canne? Chi è Hank? Quello ride, cioè io non posso fare domande, cioè non lo so. Allora, Hank è lui, non è Paolo. Quanti follower devi avere su Instagram per apparire nel tuo radar o gaydar? Spiegami. Devi essere biondo. Lui non è biondo. Data. Eccomi. Cioè tu quello conosci il mio biondo, io sono Baby Gabe, vorresti essere la mia segretaria? Chi è Daria? Però posso sistemare quel biondo? Però se non ti offendi. Una golden shower? Contra un antigiallo, eh? Parlate in troppi, io non, una mi alla volta. Mi puoi sbannare per favore, scusa. Che maiale. Uno alla volta, uno grazie alla volta. Euro, non sono io che banno. Mille, ti hanno dato
Hai hanno dato 1.000 euro? sentito Tommy che ha fatto? Cosa? Sì, che gli hanno dato 1.000 euro. Chi ti ha dato 1.000 euro? No, oltre 1.000 euro ho appena tirato un rutto. Sei stato te? Io? Sì, però te lo perdono. Ma perché il tuo gay radar a Luis lo riconosce e a noi Ah. no? Perché riconosco la sua voce, a voi non mi ha mai sentito, quindi se permettete, datemi Ma mi tempo. hai riconosciuto dal rutto? Eh? Dov'è Ruth? Ruth non è in Russia? E mi piace comunicare con te, ma non per questo poco piacevole. Segui un po' TikTok? È un complimento? Sì? Cos'è TikTok? È un'app, perché mi ricordi un po' Rosa. Ma Chi è Rosa, la tua maestra degli elementari? quella era Marcella. Che bello, Marcello. Ma facciamo entrare Aspetta. poi il povero Paolo, Chi è poverino. Paolo? Sei un barbone, non compri sto account, che ti devo dire? Ma se c'è bisogno della carta io non posso farlo se non si può fare da PayPal. Paolo, non fare quello che c'hai le braccine corte, per favore. Ehi Paolo. Chi è Paolo? In realtà non sta flammando me. Luis, ci puoi far vedere quello che stai disegnando? No. Gattone e Luis, mi disegni Baby K? Poi me No. la mandi? Però se la sai pure colorare, così la prendo in camera. Che Ho comprato i Carandash. sono? No, meglio Giotto. No. Mi Carandash fai no. Baby K? Sono Porco acquarellabili. Paolo. Ti faccio Baby K, ok? Eh? Ti prego, poi così hai già un punto in più se vuoi che diventi tua segretaria. Ok. Ah, Ok? quindi è al contrario la situazione. In che senso? È diventato un colloquio perché io possa essere il tuo datore di lavoro. Beh, se permetti, io devo scegliere o no. Infatti hai ragione, non so che mi è passato per la testa. Vabbè, ti perdono. Solo perché Allora, te ragazzi, per l'ho darvi per Baby Gay, Luis e i ragazzi in chat, io non posso comprarmi l'account premium perché c'è bisogno di una carta di credito che non ho, scusatemi. E Dobbiamo come capivi? aspettare che torni Simo. Chi è Simo? E il pelato. Non Quello so chi è. pelato, un po' sulla difensiva. Datemi Io di pelato conosco Salvatore Arzulla e Claudio Bisio. Il resto qui la cazzo Arzulla. di chiave PS dopo me. Quando ci vediamo, mi ridai i soldi? Salvatore Arzulla che tra l'altro si dissocia in quanto Ivan Greco, grazie Diego. Posso dire che io avrò tanti difetti, ma la bugia non mi appartiene. Allora, mi scrive Matteo HS, mi ha Chi è? scritto... Sono Matteo HS, ma chi è questa gnoccona? Io non so chi tu sia, però mi fa piacere che mi trovi carina. Grazie, lo so. Però sappiamo che il tuo cuore è per Arzulla. No, so solo che è pelato Salvatore Azzulla, poi da qui a dire che mi piace è come dire tanta acqua sotto i ponti. Ma tu stai facendo Baby K che ti vede un po' con la cosa d'artista? Grazie, gattone. Niente, dunque. Io vorrei anche possiamo fare entrare Paolo? E allora, non ti Ma piace? pure se non c'è. Sto scherzando, poi magari si offende veramente. No, no, ma tanto Paolo Dovessi è metterlo una contro. persona molto gentile e molto aperta, per cui non ti Ho visto. preoccupare, non si offende. Ho visto. Però Ciao, mi piacerti mi vedere. dispiace lasciarlo fuori dalla stanza. Quello pericoloso è Ma io non ho Omi. capito. Vogliamo andare su Skype o Skype non mi piace? O non si può. O c'avete No, i qua è contatti? molto più Questo easy, qui è molto un più personaggio fast. uscito da Ma perché roleplay su Massimo si può GTA? stare in 4? Chiedili se è abbonato a Sì, Grindr. ma no, Sei abbonato a Grinder? che maiale. Io non frequento quei posti là. Beh, Ma ci vuoi parlare delle tue frequentazioni? io nel senso faccio molta selezione. Chi se n'è andato? Ah, vabbè, dai, siamo rimasti quelli più interessanti. Nel senso faccio molta selezione, però io per dirti sono sempre uscito con persone molto più grandi di me. Ti ho detto, la mia media era 45-50 anni, quindi loro manco ce l'hanno Grind. Ok, non anche lo conoscono. Non lo so, non gliel'ho mai chiesto. E io ti faccio lo stesso discorso che ho fatto a Paolo. Allora, voto di bellezza, carattere e simpatia da 1 a 10 per Luis Sal, prego. Allora, mi ripeti i nomi che li ho dimenticati, cioè i voti che li ho dimenticati? 1 a 10. Vabbè, diciamo, se mi sta disegnando Baby K, gli diamo tutti 10. Grazie, Facendo una fan art. gattone. Ma stai disegnando, lui stai disegnando Baby Gay o Baby K? Io voglio Baby Baby K. Ma non hai. Oppure,
Non, l'hai mai vista dal vivo Baby Kay? Io sì, c'è io sì. uscito. Lui, lo sai che se diventi la segretaria di Luis ti può portare alle cene con Baby Gay? Ma lei già mi conosce? No, Omi Baby Kay. Ma scusami, Baby Kay, ho dei lapsus in testa in questo momento. Lo so, però io ti stavo dicendo, se mi ascoltassi, che io già lo Chiedile se le conosco. piace il ditino. Ah. Chi è che parla? Capito? La conosci già di persona? Sì. Come vi Diciamo siete questo. conosciute? No, nel senso io lo suo fan, poi ci siamo conosciuti, poi non voglio parlare male, lei mi ha detto però in modo simpatico, ah perché non chiudi il canale? Io ho detto no, guarda, non te lo chiudo e poi da là siamo diventati più amici. Il king delle Ah, grazie droghe. Carmine West. Entri in una cosa interessante. Tu di che genere sei, come ti definisci e cosa ne pensi dei gender? Per me ci dovrebbe essere più libertà in modo Il generale, king nessuno deve delle stare sotto droghe. una etichetta Grazie, Johnny. e vestirti come ti pare non ti definisce. Mi hai seguito o ti devo fare un disegnino? No, scusami, stavo ringraziando gli abbonati, se puoi ripetere. No, ok, stavo scherzando, ripeto. Nel senso che secondo me siamo nel 2020, no? Sì o no? Cosa capita? Certo, c'è un attimo, vai, certo. Quindi non ci dovrebbe essere più una differenza, cioè, capito quello che ti dico? Non ci dovrebbe essere più una differenza tra maschio e donna, quello che ti piace, cosa ti identifichi. Ognuno è se stesso e poi amen. Sì, però se hai. I bagni sono due. Ecco, l'ho Non ti ho detto. Allora sentita, io mi non ti ho sento sentita. donna e vado nel bagno delle donne. Se ti fa piacere, se tu ti senti così, è giusto. Eh sì, ma la settantenne poi si spaventa se vado e mi accusa di stupro, che ne so, di voyeurismo. E tu gli dici, bella mia, Omi, se, non io mi mi se scammare, tu faccio adesso il ti senti bravo. donna, Commento è maturo problema inaspettato suo, da non Baby mio. Gay. Vero stop alle etichette, E tu bravo. come Ti ti hanno attinta una senti? Allora, testata, dov'è? eh? Tu come ti Omi, senti? con Non Baby è Gay morto stai facendo Salmo, gli stessi tranquilli. numeri Tu già. come ti Io senti? non mi sento Il identificata king delle con niente, capito? droghe. Sono così gnocca che sono un essere a parte. Grazie Filippo. Sei un Prego. essere a. Ti chiami Filippo? No, però penso che tu non sapevi il mio nome. Come ti chiami? Non te lo dico. Baby gay. Sì, grazie, Secondo te Gattone. come mi chiamo anch'io? Non lo so, Maria De Filippi? No, inizia con la A e finisce con la Alessia. Ancario? Baby K? No, non mi chiamo Baby. Ah, Quindi Achille. Onicoluccio ha una crush per Achille Baby Lauro? Gay, puoi chiederle il numero? Flex Luthor ha una crush per te, vuole avere il tuo numero in privato. No, io lo do. Ma chi è? È quello di Smallville? Sì, dov'è? Non sarà effettivamente lui. Comunque, io mi chiamo Andrea, Baby Gay. Non te l'ho chiesto, però mi fa piacere. Vabbè, io sono una persona che vuole dare informazioni perché sono limpido e pulito con i miei ragazzi. Sono uno youtuber limpido. Comunque, Baby Gay, hai fatto Limpido delle che se... accuse a Luis che copia David Dobrik e Luke Paul. Posso dire che tu quel video non l'hai capito per niente? C'è Luke Chi è, infatti? Jake Paul. Caro... Facciamo entrare Paolo, per favore. Vai, Baby Gay. Chi è Prego, prego. Paolo? Non può entrare Paolo. Ma io posso dire che magari è il destino che non vuole qua dentro, cioè io non voglio essere cattivo, però... Ma non puoi tu che sei... Io nessuno lo può far entrare perché sono il proprietario della room. Se tu che sei così tecnologico... Non puoi metterlo nella tua metà schermo facendo un altro programma? Capito quello che ti dico? Può venire su Discord, I No, guess. va bene così, va bene così. No, Perché, povero, lo vedi come sei cattivo, povero Paolo? qua stiamo rigirando la frittata, eh? Stiamo rigirando la frittata. Ma Non stai ammettendo credo. che io non sono Paolo? Chi è Paolo? Ok, così ci siamo. Pronto. Paolo è quello di prima che sta per tornare. Io sento un attimo Simone. Sento un attimo Simone? Simone il pelato, il pelato, il Sa pelato. qualcosa? No, Aranzu, se voi lo invitiamo. Voi vogliamo che. Ma mi ha fatto una domanda? Non Sì, vogliamo invitare Salvatore Aranzulla? lo so, qualcuno di carino? Oltre Luis? It's Murri? O non Luis ci è il numero di capisci? X-Murri?
Hai il numero di X-Murri? Io no, non abbiamo mai parlato, credo. Ah, quindi non siete. Ma perché lui mi sa che vive un po' nella sua Ma domanda bolla Barbie e non gay, parla fammi con altra capire. gente. A volte ti No, definisci al maschile, a ma volte al femminile, poi di nuovo al maschile. X-Murri. Come ti definisci? Ti pare che te ti Dobbiamo offendi? Baby dire gay, a uno volte ti gay o lei definisci è al baby maschile, gay? a volte al femminile, a volte di nuovo al maschile. Come ci dobbiamo appellare noi? Come ti pare, gattone? Già te l'ho detto. Mi fai ripetere? Ma quante volte applichi questo sburro cacao? Quando non diventa più lucido lo rimetto. Quindi al giorno? 200? 200 applicazioni giornaliere? E poi non è che li conto, io so contare fino a 100, poi. Vabbè, Hank, nel frattempo io vorrei far entrare Paolo, poverino, ma non vorrei Tommy, non scammare. fa. Sono uscito per farlo entrare, ma sono il proprietario della stanza, quindi non può succedere. Ma fallo Okay. entrare in un altro modo. Scusa, Aspetta. voi che siete così teppisti, non sapete un modo per aggirare il sistema? Omi, tu che metti il culo in faccia alle persone. E non l'ho detto io, Sì, eh? sì. No. Adesso no. Io non ho la Faccio la voce così modifica, maschile e abbiamo. virile. Non puoi Dici che dire ho la lei e voce poi lui e poi maschile? lei e poi lui, così io vado in Sì, confusione e magari spero se che ti scende un po' esploda a più di casa te con tono. tuo telefono di merda e una cheat. Scusatemi. Senti, Dai, però gente. Paolo lo faccio venire da telefono. Ok, se non si offende. È certo che si offende, sembra l'anello debole poi Paolo, eh. Vabbè, diciamo che se siamo in una barca è il primo che butteremo. Senza offesa. Io Esatto. l'ultima, ovviamente, finché non arriviamo. Arriva. Peccato che. Aspetta, fatemi controllare una cosa. Create una domanda. Dove è andato? Dobbiamo creare? Boh, tu Creato. disegni a Baby Care e mi fai felice. Questo poi possiamo parlare io e Paolo. Ok. Grazie, Paolo, gattone. io? Sì, dimmi quello che vuoi, io ti rispondo. Ma io sono Enrico. Ci siamo sentiti su Instagram. Mi hai chiamato Gattone 2 volte. Enrico, io conosco solo Enrico Brignani. No, è il tuo fan preferito, è la persona che ami Allora, più, Enrico Papi. Qui mi cadi Sì. da. Ah, che bello, ma perché io lo chiamo solo per il cognome, papino mio lo chiamo, quindi non so mai il suo Ma hai nome. avuto rapporti sessuali con Enrico Papi? No, che maiale. Vorresti Che bello. averli? No, io vorrei fare. Vabbè, io ho varie canzoni scritte per lui, però lui non mi vuole mai il suo programma, quindi penso un po' mi vuole evitare. Ma hai avuto qualche rapporto con personaggi famosi? Non rapporto sessuale, rapporto in generale. Sì, si può dire? Con chi? A parte Arzulla? No, dici che ci ho parlato? Sì. Vabbè, molti di quelli con cui ci ho parlato, che mi hanno un po' trattato male, Paolo Bonolis. Perché? Perché io ho fatto parte del suo. Posso. Io ho paura che poi andiamo. Che posso dire cose che non posso dire. Non Posso dirle. parlare? Dille in termini tranquilli. Non sono così intelligente, nel senso che, in poche parole. Ho partecipato alla sua trasmissione. Si era arrabbiata per una cosa che io avevo detto. Quel pezzo l'hanno tagliato e praticamente lui mi ha fatto eliminare. Poi un po' di tempo, ma magari lui non c'entra niente. Poi un po' di tempo dopo ho avuto l'opportunità di poter partecipare al mini mondo davanti a un altro. Sai cos'è il mini mondo? Però mi sa che tu non guardi la TV. Allora Spiega. niente, vabbè, non Vabbè, parliamone. ma gli altri lo Ah, no. guardano. Oh! Ma sembra un alieno. È bellissimo. Lo sai colorare? Sembra un po' un rettiliano, però dai, mi fa piacere che ti sia Vabbè, impegnato. ma scusami, Non insultiamo la famiglia di l'impegno. Omi. Non insultiamo la famiglia di Omi. Chi è Omi? Ma io non ho insultato nessuno. Io Omi, Atollo è un volevo rettiliano. dire una cosa, non sono un rettiliano, anche Luis pensa che sono un rettiliano. Senti, Baby Gay, secondo te, guardami in faccia. No, Secondo tu te. mi sembri un dino. Se vuoi sembrare un animale, un dino. Una Divano? mucca? Però è più un Io ho dino. capito divano, No, ho paura dicesse divano. un dino. Sai cos'è Ok. un dino? Sì, È un un piatto, cervo. però che sta nell'Africa. Non è un uccello. Un cervo. No, tipo un capriolo. Cioè, tipo. No, è un cervo, sì, ma senza corna. Che vive nell'Africa.
Sai dove stanno le tigri, le zebre, gli elefanti? Sì, però ti volevo chiedere una cosa. Guardando la mia faccia, quanti anni mi dai? Chi è Baby Gay? No? Baby Gay è... 28? Che è? Grazie Fabio. Baby Gay, c'è Fabio Rovazzi che prima ti ha chiesto sia... Chi è Rovazzi? Ma come chi è Rovazzi? Un personaggio. Un personaggio. Scusate, i capelli li faccio. Biondi. E io li sto facendo argento, però. Perché c'è solo la matita, poverino. Ah! No. Ho i 40 anni. Ci sono varie sfumature di argento. Ma sto baby che non conosce. Lui se non questa conosce. Qua. Paolo non ti conosce. A Teomi, ma dove cazzo ha vissuto negli dai. Ultimi 5 anni? Grazie per 200 bits. Allora, c'è. Ok, sì, dai, a carino. Vai. Latinato. Gli fai le labbra. Le labbra come? Questo colore, lo vedi, gattone? Aspetta che mi è partito un crampo. Aspetta un secondo. Aspetta, se permetti, aspetta te. Sì, quello va bene. Il king delle droghe. Grazie, Maca. Allora, Fabio Rovazzi, che già ti ha chiesto, che non sai, è un cantautore, è un youtuber, songwriter, hitmaker, non so come definirlo, ti ha chiesto di presentarti, cioè non sa chi tu sia, ti puoi presentare visto che anche lui si è chiesto come segretaria, c'è un appalto per questo ruolo di segretaria. Fabio, sono arrivato prima io. Ma infatti lascio a Baby Gale. Superato Zanon. Quello sì, però. Quindi mi devo presentare? Grazie, Circovid. Sì, vai, prego. Ma è... Allora, sono Baby Gay, ho 18 anni e qualche anno, ho molti talenti, tra cui essere gnocca, bionda e di bella presenza. So usare tutti i programmi, sia Paint, e anche gli altri. Delle droghe. Grazie Alessandro. So usare i fax, il telefono, sono molto brava a usare le mail. E niente, se mi vuoi, ti aspetta a Porta Venezia e raga, ci divertiamo. Justin Bieber ha ripostato Tuzzo Tuzzo su Instagram, Tuzzo Tuzzo Orgoglio Italiano. Va bene, grazie. Non mi va benissimo. Baby Gay, tu hai qualche tuo pezzo sul telefono, sul cellulare o su YouTube da far sentire? Sì, guarda su YouTube. Basta con sto strazio, con sto ritardato. No, mi dissocio, basta, uff. Come perché si chiama? Cioè, mi fai le domande per ti dissoci? Non da te, da una donazione. Come si chiama un tuo pezzo? Se non è bannabile, metti Platano, però la versione remastered. Remastered? Sì. Se no, vai sul mio canale, c'è proprio la playlist. Posso scommettere su un gioco di parole sulla parte ano del Platano? Prego. No, già Platano è un gioco di parole. Vediamo insieme. Prendo uno spiccio del mio culo e te lo metto via. Se mi allontano sarà perché puzzi di stantia. Baby Gay è una cosa. Perché l'ha levata? Arrivo. Grazie Arcadia per l'euro. Grazie Fabio, ma non può condividerci lo schermo. Non credo sappia come si fa. Ma chi è Fabio? Ok. Fabio Rovazzi, andiamo avanti, risentiamola. Culo e te lo metto via. Se mi allontano sarà perché puzzi di stantia. Il cavalmo che ci vado a fare se tu vai via. Tanto l'unica destinazione ovunque il cazzo sia. Tutta la vita che aspettiamo quel sogno di un ragazzo sudamericano. Tutta la vita a non scopare, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo l'anale. Il soffoco ne alla playa, l'estate, la festa. Maometto. Grazie Don Pedro. È bella, falla un po' più bella. Bravo Luis. Grazie. Però c'è pure un'altra parte bella che tu non hai fatta sentire. Però ma non è che vola. Chi è? Ok, chi non è? Litighiamo, chi va è? Bene, andiamo avanti. È? Non è bionda, Baby Gay. Lo sto facendo argento. Chi è? Eh? Chi è? Lo sto facendo argento. Sì, però fai... Lara King delle droghe. Sai quelli capelli?
La sto facendo marrone la radice. Nera, nera. E poi, nera. Poi sfumi con l'argento. Ok. Bravo, gattone. Grazie. Aspetta, allora mi ha scritto una persona in questo momento che ti vorrebbe parlare. Date su e fate una canzone con Baby Gay. Comunque il mio amico Cari 40enne è depresso perché Baby Gay non vuole dare il numero. È caduta la linea? Allora Andrea Zaccari, l'amico di Flex Luthor, è depresso perché non gli vuoi dare il numero. Ma non lo conosco, cioè non è che io do il numero a tutti. Non faccio la carità. Questo è anche vero. Allora. Lo so. E, volevo fare. Allora, scrivimi su Discord, Ivan. Non so cos'è Discord. Eh? Non so cos'è. Non tu. Allora, Hank, tu non te ne puoi andare per far entrare l'ospite? No, perché sono il proprietario della stanza. Se noccano, non c'è nessuno a rispondere. Bravo, gattone, continua così. Rimarca con l'argento. Poi fagli un bel vestito pure, delle tette grosse. Potresti cantarci una canzone. Perché non so se ci stanno nel foglio. Fai il dopo e poi fai il collage. Allora, Baby Gay, c'è un altro bando per essere la segretaria. So che l'abbiamo già fatto prima, ma molti non l'hanno visto. Hank, puoi rimettere un attimo il karaoke? Canta Baby Gay sulle note di. Come si chiama la canzone di Barbara D'Urso, Baby Gay? E la mettiamo a letto Lamborghini, la musica resta sola. Va bene, canta, dirige il maestro Hank. Grazie Riccardo. Pronto? Mettila dall'inizio però, non sono così brava. Grazie per la modifica, grazie De Riega. Ragazzetti, bravo, questo gattone. 41 invito a Texture. Continua così. Baby che è già su fuori tempo. Aspetta, facciamo una bella cosa. Quando io ti dico via, tu parti subito. Okay? Appunto, vai indietro, Hank. Fai 3, 2, 1 e al via partite insieme. Lo dai tu il via, gattone? Dove Paolo? Dove Paolo? Va bene, Paolo, gattone. Dove Paolo? Dove Paolo? No, dove Paolo? Dove Paolo? Dove Paolo? Dove Paolo? Ok, grazie, Miki. Grazie, Ciro. Allora, prego. Lo do io al via, 3, 2, 1, via. Baby gay. Mi piace la musica fino al mattino. Faccio casino lo stesso cretino. Ma non bevo vino, di cretino. La vita è corta per l'aperitivo. Innamorata di un altro cabron. Essa la storia di un amore. Non mi portare a Parigi, ad Hong Kong. Tanto lo sai che poi faccio così. Faccio così, cado per la strada, parlo piano. Questa notte dormo sul divano, altro che pensare a te. Senza la musica resto a scompare. Possiamo finire che io direi abbastanza tardi. Resta la musica, è impossibile che non saremo mai a tempo, capito quello che ti dico, gattone? Basta, lo so, gattone. Cioè, come rapinare una banca a mani nude. Basta, va bene. Allora, vorrebbe entrare il nuovo ospite, Se è carino. È un ospite, aspetta. È un ospite, aspetta. È un ospite nuovo. Musica, resta a scompare. Allora, Luis, ti posso mettere in stand by per 10 minuti? No. Certo. Che disegno. Ringrazio Luis che tornerà tra poco. Ma scusami, ma tu e Simone quando vi siete mollati? Grazie, Sasi. Chi è Simone? Non vuole che si sappia pubblicamente questa roba. No, ma prima avete giocato insieme. Ah, 20 minuti fa, 30 minuti fa. Ma chi è Simone? Il pelato è Simone. Sei al giorno, sei stega al giorno, ci vuole tempo. Oh porno, tu sei cattivo come perché. Nuova applicazione, vi faccio notare. Spiegami cosa sta succedendo. Ma proprio lui se ne deve andare, siamo qua. Un secondo, se ne va un secondo e spiegami torna perché abbiamo una persona che ha delle rivelità scottanti. Tranquilli, cosa sta succedendo. Solo un attimo. Pilot twist?
Ciao baby gay, A tra ciao anche. poco, Ciao Luis. Gattone, continua a disegnare che faccio Peccato che entrare. non c'è Simo che c'ha la stanza premium, cosa che noi non possiamo fare anche se siamo 7.000 Chi è spettatori. Simone? Ciao Salvatore Ecco. Azzurra. Allora, Non muore, si mi ha rivede. chiesto esplicitatamente di entrare. Ok. Allora, io non capisco perché stai mettendo in giro voci farlocche, come ti I chiami, don't know. baby gay. Possiamo vedere quella Devo live farti che leggere tutti i post che mi hai scritto, che mi hai fatto, con i cuoricini che ci provavi con me. Ma Attenzione, chi te cara si Ivan, incula? calma! Io non ho Ma paura, chi ti si io non ho paura, incula? quella live si Ma può chi ti rivedere. si incula? Chi ti si incula? Stai qui solo per visibilità. Io sono venuto qui a dire che stai dicendo solo cazzate, soltanto facendo tutta la cosa strana. Ma scusami, ma chi te se incula che stai a dire che io ci provo con te? Ma che cazzo dici? A me mi piace la fregna, zia. A me mi piace la fregna. Vabbè, tutti i gusti sono Punto, gusti, non posso mettiamo in dubbio parlare? questo. Riferivo a Salvatore Arzulla. Marzulla che è Aranzulla si dice. Io mi chiamo Ivan Grieco. Salvatore Aranzulla ce l'hai nel cervello, te. No, Ivan, non essere volgare, però. Prego, Non prego. sono Ma volgare. si vede che recita una parte, poi sinceramente non mi interessa, capito? Io recito una parte. Porco Giuda, detto da te, è fantastico. Io Ma recito posso, una non parte. offend, non offendiamo, No, non vabbè. offendiamo. Ma io non ho offeso, lui, No, non lo capito? sto dicendo a te, baby gay. Moderiamo i termini, Ivan. Ma te stai a mettere lo smalto da quando sei entrato in live? Io recito la parte, io Ma sono io non ce sempre l'ho lo io. smalto, cosa dici? Essere il burro di cacao, il lucida labbra, quel cazzo che te stai a mettere. Cioè, stai a fare una testa così, 7.000 persone si sono rotte i coglioni, mo te lo dico io. Ma io posso dire, nel senso, Twitch è pieno di gente. Esatto. Quindi se la gente non mi vuole seguire, poi a me non sono bravo a fare Twitch, però 7.000 persone mi sembrano un po' tantine. Tu quante ne fai? Io ho Non 5, ne voglio faccio offendere. 5. Ecco, Io sono voglio di te. sfigato. Ma Quindi secondo te le fatti stai il facendo tu fallo le persone o le fa perché? Omi a Toll? Scusami. Che sono Grazie. io. Ignorato. Le Cioè, fa tu sei qua fallo. dentro, non hai capito neanche cosa sta succedendo. Hai offeso tutta la chat, stai offendendo lo streamer, offendi Hank. Sei entrata solo per di cazzate, solo per fare Attenzione, visibilità. moderiamo i termini, Vuoi fare Ivan, come però, Morgan? Moderiamo i Come si termini. dice? Qua mi sembri sulla Grazie. difensiva, eh? Mi sembri sulla difensiva, Ivan. Io ti sembro sulla difensiva. Salvatore Arzulla, ringrazia questo palco e chi ti ci ha portato dentro. Ok, sicuramente non sei stata tu, ma mi ha invitato Omiatol in chiamata. Quindi Ma ringrazierò Omiatol. se io non parlavo di te, Se io non avessi parlato di te, ignorante, non capra. mi Sei una interessa come. capra, impara l'italiano No, i prima di venire termini, qui. Ivan, i Ma termini, dai, dai. mangiarmi Per tutto. caso la nuova Devo fare fidanzata finta di di Simone? offendermi, si vede Bella che è figona, tutto ci dai il tuo finto. Instagram. Ma finto cosa? Sei tu che sei finta. Ma Calmi, moderiamo i quello. termini. Allora, moderiamo i termini. Mi può pure Posso dirti, mi può pure offendere, ma non mi interessa perché si vede che Ma no, sei recita. tu che mi offendi dicendo che io ci provo con te, ma con tutto il rispetto, sei anche simpatico a volte quando non scadi nel Ivan, trash. dillo che in Ma io non realtà ci hai proverei scopato mai con con te Baby perché Gay, mi ma dopo piace, ti ha non posso lasciato fare e il te lo simbolo sei se non preso. bannano, ma mi piace la patacca, mi piace, Vabbè, ma capito? non serve essere aggressivo contro le altre realtà. Ma non serve, ci mancherebbe altro, Però ognuno è ti sto libero di dicendo scopare con chi questo, sto vuole, dicendo però non puoi questo. neanche, non puoi neanche inventare fesserie davanti a 7.000 persone e screditare altre persone. Sto dicendo Mi questo. dispiace, non lo Baby accetto. gay, baby gay. No, mi hai fatto andare via. Ok. Sì, pronto? Acquittato, ragazzi. Bugo! Bugo, dove sei? Ugo, che succede? Bugo. Che succede? Che succede? Attenzione. L'abbiamo dossata. Eccoci. Ci senti, baby gay? Persona? Ti dico, secondo me lui è più permaloso di Paolo. Allora, quanto dai, baby gay? Vogliamo sapere i voti di Salvatore Arzulla bellezza, rompere il cazzo e carattere fai e fare spettacolo a un simpatia a Salvatore Arzulla. Non Ivan rompere il cazzo e fai fare Grieco. spettacolo a un 0-0-0. Salvatore Arzulla. Non rompere Ah, il cazzo e grazie. Ma fai com'è fare invece mi scrivevi spettacolo tutto che carino quando usciamo, Ivan quando ci Quinto, vediamo? presidente della Mostrali i Repubblica. messaggi, non mi nascondo dietro a cose Mostro, inutili. va bene. Mostriamoli. Vai. Ah, ma perché vi siete già sentiti in privato? No, è lei che è lui, che lei, lui che mi scriveva, mannaggia la miseria. Ma tu hai Ma pure scusami, partecipato a perché una ti ha dato live. fastidio che ti scriveva? Perché Lui è. insisteva, nonostante a me non interessasse, era una molestia. Era Non un credo. avanza. Parole forti qui utilizzate. Posso dire, quella live si può vedere. Si vede veramente che tu dicevi che tu c'avevi l'uccello, così, così e così. Io le Ma cose non me cosa le vuol immagino. dire? Ma che ci stava a provare con te, scusami. A me sembra di Eravamo in sì, due. eh? Mi pare che entravi con il muro.
Ma guarda che c'era una ragazza in quella live oltre a te, ricordatelo, non eri da solo. Ah, ma perché era già venuta in live con te? Non con sì. me, era venuta al Cerbero e poi è stata ospite da un'altra nostra ah, amica. Ah, ma non ce l'hai detto ah. questo, Ivan? Cosa? Il King delle droghe. Che vi siete incontrati, grazie Smurgio. Certo, è stata presente al Cerbero. Ma chi è Ivan? Che pregresso. Arzulla. Eh? Arzulla. Yes. Paolo. E ti puoi rivedere, io non me la ricordo perché quella live dura due ore, però ci stanno... Se uno vuole andare a rivedere quella live... E cosa dicevo in quella live? Le bugie. E cosa dicevo in quella live? Come avevi l'uccello. E che questo vuol dire che ci provavo con te. Perché facciamolo, dice... aspetta, facciamolo decidere alla giuria popolare. Ma in quella live c'erano due persone, una eri tu e una era Bugalalla, una ragazza. Ragazzi, calma, che ma lei non mi sembra che te la voglia dare, con tutto rispetto. E che ne sai tu? Stream di serie e... Perché so che ce ne grazie, so grazie. Calma, che tra un po' spacco lo schermo pure io. Allora, aspetta, faccio decidere alla chat. Chat, giuria popolare, secondo voi Ivan ci provava con Baby Gay sì oppure no? Posso dire una cosa? Io non penso che tu vada la cartella al supermercato e gli dici guarda io ho il cazzo di 15 centimetri largo. Non è ma una che cazzo vuol dire? Stavate parlando di sesso in una live e io okay. stavo lì in modo goliardico. Ok, va bene. Comunque ma sei tu che mi hai scritto su ogni post da un mese a questa parte scrivendo cose per cercare di molestarmi. Io non ho bisogno di molestare te, con tutto il rispetto. C'ho 5-6 pischelle che mi posso trombare appena finisce attenzione, la quarantena. No, però ma flexare in questa maniera no. Va bene, flexare così no, grazie. Io ti posso dire una cosa. Dimmi. Punto uno, non so neanche il tuo nome. Punto 2, tra non dire sai il neanche mare, il mio nome, perché tu come ti chiami? Mare. Tu ti chiami Baby Gay, io hai copiato il nome a una cantante, God. Pensa che personalità che c'hai. E te hai copiato un nome a uno che scrive libri, non lo so. Io ho copiato il nome, io mi chiamo Ivan Griego, zia, stai a sbagliare. Grazie Marco. No, ma lei sui nomi non è fortissima, devo dire. Ah, no, siamo, non riesci neanche a sapere come si chiama quello che ti sta ospitando e aspetta, mi vuoi venire a parlare a me. Aspetta Ivan, Baby Gay, aspettate. Hank, dacci la tua da Super Partes. Ma allora, devo ammettere che non ho visionato il video. La descrizione della situazione, se trattasi di così una descrizione broadcast che il buon Ivan ha fatto del suo ma a me merito, quello che mi fa ridere, che a me non mi interessa però, cioè, questa situazione non mi interessa proprio. Ma allora no, perché hai detto che io ci provo con te, scusami. Che la descrizione del fallo così a due ospiti può essere malinterpretata, perché magari dice lo sta descrivendo per me, invece lo descriveva per l'altro ospite. Certo che sicuramente non è apprezzabile questo tentativo. Non così potete aggiornare come sta andando il disegno di Baby Kay? Ora la rinvitiamo, no, ovviamente, rinvitiamo Luis, ma vogliamo capire se erano vere. Allora, Ivan, posso dire una cosa? È ovvio tu, Andrea, stai attento a cosa dici perché so dove abiti. Ok, è ovvio. Quelle sono minacce? No. Oh, okay, perché se no ci vediamo in tribunale, Ivan. Ci vediamo in tribunale. Sì, allora, ma tu devi essere obiettivo. Posso fare dimenticare cosa tu devi essere obiettivo, Andrea. Non fare il giullare. Non faccio lo scambio, il giullare, sono obiettivo, sarò obiettivo. Io sono stato un giudice obiettivo con te. Allora, Ivan, farò l'obiettivo. Grazie, Pedro. Però è possibile che ci sia stato un fraintendimento. Nel senso che è possibile che tu, se dici in una stanza con delle persone delle cose, è possibile che le persone tutte quante hanno la loro versione, hanno la loro non prospettiva, non so più parlare, come si dice, hanno la loro interpretazione dei fatti, capito? Per cui tu magari non era rivolto a Baby Kay, su scherzi a parte. Ma se io per un mese che lei mi scriveva, mi rispondeva, io non l'ho mai cagata, ma cosa vuoi intendere? Io avevo delle foto su Instagram con la mia ex, quindi qual è il problema? Non capisco. Ma perché c'hai sta faccia da cazzo, scusa? No, mi dissocio. Ma no, perché si deve mettere pure io, mi metto a fare così, scusa. Dai. Che scherzi a parte non è male. Scusate, io non c'era, grazie che cosa. Vabbè, posso dire, ho apprezzato questa cosa che l'hai resa un po' più movimentato, però amen. Ti piacciono i miei occhiali, grazie MPC. Allora, facciamo, ragazzi, arriviamo al clou, arriviamo al dunque. Dopo tutta questa cosa, di coglioni di stacco, amici come prima, diceva Paolo Chiara, okay.
No, io dicevo amici mai, in realtà è meglio. Allora, fermi, e dopo tutta questa cosa, Baby Gay, un caffè a Porta Venezia. Tu, Ivan, non parlare. Un caffè a Porta Venezia, dopo questa conversazione, lo prenderesti sì o no? Grazie, Giacomo. Vabbè, io non porto rancore, quindi direi di sì. Però posso dire, sono già Raven, e lui dirà per fare il fico, no, non mi interessa, non vogliamo essere amici. Ma a me, sinceramente, non mi interessa, proprio su questa situazione non mi interessava proprio, nel senso, perché alla fine non ti voglio dissare, perché a me di queste cose della fama non mi... Lo stai per fare, però, attenzione, lo stai per fare. Sì, però alla fine dei conti, tu stai qua grazie a me, io con te non ci ho mai provato, e quindi mi dispiace. Ma se ci sono i messaggi sotto e i miei post vecchi... Falli leggere, poi ti dico... Va bene, li faremo leggere in un'altra occasione, non facciamo perdere tempo. Allora, io non ho paura, se vuoi farli leggere ora, io non mi nascondo dietro un dito. Attenzione. Anche perché sono obesa. Quindi io non ho paura, capito? Quindi amen. E tu perché sei qui invece, scusami? Perché mi hanno invitato. Ah. Ci ha dissato a tutti e noi. Tu fai video dissando ognuno di noi e poi ci credo che ti invitiamo. Ma perché sei un personaggio trash. A differenza tua, io non ho bisogno di fare del trash. Io porto dei contenuti, grazie, sono una persona seria e offro qualcos'altro. Così come anche altre persone che tu hai dissato. Chi ho dissato? Un po' tutti, dai. Ci sono video sul tuo canale abbastanza cringe. Ma io non mi sembra che ho mai dissato te, quindi non so. Sì, hai fatto un video anche su di me, a meno che non l'abbia cancellato adesso. Ah, no, sì, ma me lo ricordo, sei intelligente. Ah. Ivan! Però io l'avevo fatto, io l'avevo fatto perché tu mi hai dato buca. Non è perché mi invento cose. Io ti avevo dato buca perché non mi interessavi, esattamente. Tu hai rosicato e hai fatto un video. No, io ho rosicato. È quello il fatto. Posso dire una Tutto cosa? Torna. Posso dire una cosa? Stavo per dare pure buca stasera, perché voi siete uomini etero e non lo capite, però dietro a tutto questo, pure dietro a una quindi donna... Quindi ammetti che io sono etero, quindi non provo interesse per te. Ma non mi vabbè, c'è una interazione... Dietro tutto questo ci sta una preparazione che certe volte richiede ore. Io, quella sera che devo fare la live su Twitch, io, te e Bugalalla, mi stavo preparando. Poi voi mi avete dato buca... per andare al Cerbero adesso podcast. Dimmi perché non ti dovrei fare un video contro. Io, il mio tempo è gratis? Il tuo tempo è gratis? Ma tu sei fortunata ad essere stata coinvolta tante volte non da altre credo. Persone, no? No, io non credo, nel senso... Perché dovrei ritenermi fortunata? È una cosa che possono fare tutti. No, non possono fare tutti, avere 7.000 persone su Twitch. Fallo, domani apri un canale e vediamo quante persone fai. Ah, ma tu dici... Ma io non dico... Fassino. Io dico... Non mi capisci, però quello che dico io è che essere ospiti lo possono fare tutti, io non c'ho niente di speciale, capito quello che ti dico? E quindi? No, nel senso che stavo dicendo che quello che faccio io lo possono fare tutti, non è che io sono una persona speciale che... Beh, diciamo che ci vuole, diciamo, un senso di... come si dice? Aspettate! Di orgoglio pari a zero, no scherzo, mi dissocio. Ivan, tu... Detto questo che facciamo rientrare Luis che ha finito il disegno. Detto questo, Ivan, tu sì. Puoi mettere la musica di Maria De Filippi, Hank, in sottofondo, un po' bassa. Detto questo, Hank, che cazzo dico? Detto questo, Ivan, tu, dato le accuse e tutto, riusciresti a mettere una pietra sopra alle accuse fatte da Baby Gay e prendere questo caffè in Porta Venezia, sì oppure no? Ma quando? Un caffè metaforico, Ivan! Un caffè metaforico, va bene, prendiamoci il caffè. Sì o no? Che carino che sei. Sì, ma non da soli però. No, in amicizia, non in maniera sessuale. Con quello che mi spaventa, che non ci uscire di notte, finiamo il caffè. Va bene, accettiamo il caffè. Baci stellari? Baci no, stellari no. Io baci. Sei peggio, veramente sei baci. Peggio di Paolo, eh? Sono peggio di Paolo, beh, è un complimento. Non credo. Un applauso che è sbocciato l'amore! L'amore! Massa, mi ha dato il meglio di Maria De Filippi, è incredibile. Poveri noi. Si è aperta la busta, cari amici. Si è aperta la busta e dentro c'è il l'amicizia, il rispetto reciproco, la voglia di stare insieme. Bene, grazie. Allora, grazie Ivan. Un applauso a Ivan Greco. Grazie. Ciao, gattone.
Facciamo entrare Luis se c'è di nuovo. Finalmente. Ma non è che devi dissarci gli ospiti, però, eh? No, ma io non sto dissando nessuno, è il mio preferito, posso permettere di esprimere la mia preferenza. Io direi che se Simone non perviene, non possiamo fare una stanza più grande. Aspetta, posso provare a chiamare... Scusate, davanti a 7.000 persone. Posso provare a chiamare il maestro Gischianto? Poi sono io la porca? Sì, ma io non sono porco, io sono non educato. Che non sottosta no, alle burattinaio, sei... omi burattinaio, 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 omi burattinaio. Lo so, gattone, ma per te queste altre. Non ho progredito tanto, è sempre... Perché? No, dai. Tagli un po' la pelle. Fa vedere, fa vedere. Dai, è bravo. Mettigli un po' di blush, truccala un po'. Ma a me mi... Ma falla, calca meglio con quell'argento, fallo più forte. E non vorrei esagerare. No, meglio esagerare, certe volte è meglio. Chi è accesso? Chi è accesso? Vogliamo vedere. Però Luis, la cosa è... No, ma Panetti non sappiamo dov'è, non sappiamo dove sia. Allora, sta per arrivare... No, io ho provato a chiamare il maestro Gischianto. Luis, comunque dovrebbe essere il contrario, nel senso una tua dipendente dovrebbe fare a te i disegni e non il contrario. È un bravo manipolatrice, è un bravo manipolatore, vedi, sono confuso. È così? Cosa? Sei un bravo manipolatore, sei una brava manipolatore. Lo so che Omi è un bravo manipolatore. Sì, anche, esatto, sono tra due fuochi, Omi, burattinaio... E Baby Gay, che è diventato il mio dottore di lavoro, nonostante volessi che tu diventassi la mia segretaria. Il King delle Ma io sapevo che sei la segretaria. No, poi non era neanche deciso, ma mi sono trovato io a doverti convincere a diventarlo. Lo so, ma la vita è fatta di scelte. Io sono un treno che passa una volta sola nella vita, quando mi perdo di man. Infatti ora calco un po' di più col disegno, eh. Vai, impegnati. E Hank... Grazie Luis per le belle parole. Prego. Vabbè, ha preso. Hai anche portavoce? Ha preso il controllo di me. No. Ma se io poi non sto neanche usando io le mie mani. Sei tu. Aspetta la modifica, bello. Cosa hai detto? Ciao Omi, appena finisce la quarantena in estate se vieni a Sassari andiamo a fare ambiente. Grazie Gapli. Oh, mi hanno risposto i Twitch Rivals. Oh, sei campione di uno? Forse partecipa a un torneo mondiale di uno, scusatemi, notizia importante. Baby gay, cosa ne pensi di Tuzzo? Tuzzo Tuzzo. Cosa ne pensi di Tuzzo Tuzzo? Cosa ne pensi di Tuzzo Tuzzo? Cosa ne pensi? Cosa ne pensi di Tuzzo Tuzzo? Tuzzo Tuzzo, cosa ne pensi di Tuzzo? Allora, fermi tutti, devo scrivere un attimo al maestro. Ma chi è? Un maestro di lirica? Beppe Vessicchio? No, è uno streamer che si chiama Schianto, non so se lo conosce. Aspetta la modifica, bello. Un maestro di lirica. Baby Gay, il nuovo Rosario Vessicchio Muniz. È un direttore, non è un maestro di lirica. Non mi sembra che scriva libri. Grazie, buon job. Allora. Hank, non fare... Allora, fermi tutti. Non ho nient'altro da dire. Fermi tutti. Più fermi di così, non lo so. Devo un attimo, vado un attimo a... Bravo, mo fagli la pelle un po' più rosa, che sembra morta, poraccio. Vabbè, ok, senza peli sulla lingua. Ma invece la morta non offendere nessuno. Sdrumox lo conosci? Eh? Sdrumox. Grazie mille, Loggio. Sdrumox è quello che ha lanciato la sua macchina contro quella di Omi. Grazie mille. Non lo conosco, è un peccato.
È quello a cui hanno messo il culo in faccia, a quanto pare io, ma non è vero. Il subente spesso. Non lo più che dirti che non lo conosco, che posso fare? Posso fare finta di conoscerlo. Ma sì. Secondo te, Baby Gay, io manipolo i video di Luis? Sì. Ma quel video, tu non l'hai proprio capito, io non mi riferivo a te come persona. No, io mi riferivo a te come persona, però nel tuo gruppo di amici, no, su quello che fai su YouTube. Hai già capito? Ma come fai a sapere nel mio gruppo di amici? Perché Luis ha fatto quel video che ha fatto vedere come una vostra serata. Non è che è colpa mia, però. Ma poi perché dobbiamo parlare del passato? Sì, ormai è andato, andiamo avanti. Ma sono l'unico che ne ha preso le cose negative di quella cosa. Ma? Ci stai provando con me? Omi. Grazie per la modifica, bello. Quindi che vuoi che ti dica che sei una brava persona? Grazie Mozilla Revo. No, si sono scagliati tutti contro di me. I gay dovrebbero insegnarti una lezione, Omi, che non devi per forza piacere agli altri, capito? Scusa, se piacevi a tutti. Guarda, posso dire che hai iniziato a fare la parruccata? Cosa ne pensa, cioè, Baby Gay di Capuzziello? Hanno la stessa voce. Ma sei Capuzziello per caso, Baby Gay? No, non credo. Non so che significa. Allora, Luis, ti rifaccio rientrare tra altri 10 minuti, se non ti offendi. Che noia. Ma arriva il maestro Gischianto. Che non so chi è. Voglio mostrare a Baby Gay se ho calcato abbastanza, se devo continuare a calcare. Anche, ma non ti possiamo uscire a te? Una mano più decisa. Eh? Sì, dai, stai migliorando. Fagli il collo, poraccia. E fagli i capelli un po' più pieni, che c'ha 2 fili, poraccia. Ok. Bravo, gattone. Escimi pure, Omi. E deve farlo Hank. A tra poco, Luis. Ciao.